Nella sua vita sportiva è stato un terza linea, ci dirà poi se buono o mediocre. Ora si occupa, oltre all'insegnamento che è la sua professione, si occupa anche della diffusione dell'insegnamento del rugby e più che altro della preservazione, no? Del patrimonio culturale di questa città, che è un patrimonio rugbistico interessante e ce lo racconterà chi? Benedetto Pasqua, che è il nostro ospite, membro dell'Associazione Amici del Rugby, autore di un libro di cui poi parleremo. Intanto ti ringraziamo per essere qui. Grazie a voi per l'invito. Senti Benedetto, tu hai fondato alcuni anni fa insieme a Mirio da Roit e ad altre persone un'associazione che si chiama Associazione Amici nel Rugby. Di cosa si tratta? Di cosa si occupa in particolare questa associazione? Ci sono numerosi i membri di questa associazione che nel 2000 è stata fondata da un gruppo di rugbisti, come si dice, che non hanno mai lasciato la palla ovale anche se non hanno più calcato i terreni di gioco e hanno pensato di costituire un'associazione per dare continuità alla loro amicizia e per in qualche modo contribuire sempre, non più sui campi da gioco, ma intorno ai campi da gioco, alla diffusione di questo sport, a tramandare i valori del rugby, e quindi organizzano tutta una serie di attività e tra l'altro hanno promosso e pubblicato questo libro di 100 anni del rugby a Torino, promuovono dei tornei e promuovono un derby torinese tra le due squadre torinesi, dando in palio un trofeo che si chiama Trofeo della Mole. E questo è lo scopo statutario dell'associazione. Ci siamo giusti riuniti ieri sera per organizzare le prossime iniziative. Bene, tu hai parlato, hai anticipato i temi di questo nostro incontro che saranno legati al libro, al rugby, al Trofeo della Mole. Innanzitutto volevo chiederti, rispetto alla mia chiosa di prima, eri un terza linea valido oppure... Allora, io ho una terza linea mediocre. Io mi sono sempre considerato un giocatore di livello medio. Ho giocato in Serie B nel Custorino e sicuramente non ho il fisico per poter accedere a livelli più alti. Però mi sono divertito moltissimo e come si dice sempre, chi si diverte non perde mai. Certo, tra l'altro parlavi appunto dell'associazione nata come strumento per diffondere la cultura rugbistica. A me sorge spontanea una domanda, ma siccome uno sport famoso e importante come il rugby si promoziona da sé, come mai a Torino e in Italia tutto sommato c'è bisogno di associazioni che spingano perché la conoscenza del rugby venga approfondita? Questo è come dire, anticipa la vera domanda: come mai il rugby in Italia ha fatto fatica ad attecchire, tutto sommato? Sì, ci sono tanti motivi storici. Diciamo che il rugby in Italia, qui è nato a Torino, fondamentalmente, nel 1910 e ha sempre trovato difficoltà a trovare proseliti. I motivi, forse, la lotta, il corpo a corpo, che caratterizza questo sport non è poi nell'animo degli italiani, questo è fondamentalmente. Quando c'è la possibilità di girare al largo, si gira al largo. Invece il rugbista pensa che se c'è un problema e se vogliamo arrivare in meta, certe volte occorre andare avanti, sempre dritto, e tirare giù la testa, impegnarsi e cercare di arrivare in meta. Tu hai fatto un riferimento storico importante di cui si parla in questo libro, di cui state vedendo la copertina. Si intitola 100 anni di rugby a Torino, scritto da Benedetto Pasqua e Mirio da Roit, in cui il primo capitolo tratta proprio di una partita giocata il 27 marzo del 1910, che fu la prima partita ufficiale di rugby giocata in Italia, tra due squadre straniere perché non esisteva ancora una squadra italiana. Esatto, le due squadre straniere erano la squadra universitaria di Parigi e il Servette di una squadra svizzera. E sono stati invitati da dei giornalisti della stampa di Torino, la stampa sportiva, che hanno promosso
questo evento, questa manifestazione sportiva. Pensavano che il rugby in Italia dovesse in qualche modo diffondersi e quindi hanno promosso questa iniziativa, questa manifestazione. A seguito di questo evento è poi nato, pochi mesi dopo, la prima società di rugby in Italia, il Rugby Club Torino, sempre nei saloni della stampa. Purtroppo però un anno dopo questo nuovo sodalizio sportivo cessò di esistere e poi la prima vera squadra di rugby in Italia poi è nata a Milano. La famosa Amatori. Amatori Milano, che tra l'altro ancora oggi è la squadra più scudettata. Assolutamente, insomma. Sì. Anche se fosse quasi scomparsa, se non ero, sì, come Marchio. In Italia le categorie minori, non certo la categoria. Cioè, la lettura di questo libro, tra l'altro, insegna molte cose. Oltre a raccontare la fantastica storia, vi assicuro che è un libro pieno di aneddoti, di storie, di personaggi, è un libro di umanità vera prima che di sport. Insegna innanzitutto come il rugby assomiglia un po' a un fiume carsico. Nella storia sportiva del nostro paese emerge, scompare, riemerge di nuovo, proprio con cicli storici abbastanza ben definiti. È vero, è la tua bella definizione questa di fiume carsico. Ti ringrazio. Come mai secondo te? Perdonami, ti do sulla voce, ma solo per puntualizzare. Contrariamente al calcio, invece, in cui segue una linea di visibilità costante nel corso dei decenni, il rugby sparisce, ricompare, magari anche quando ricompare lo fa in maniera eclatante. Poi però si dissolve, ritorna nell'anonimato, ritorna nei circoli. Come mai questo, secondo te? Un fatto culturale, un fatto sportivo in sé per sé? Storico. Io do un'origine storica a questo fenomeno. Ho riflettuto su questa tua visione del rugby come fiume carsico. In realtà il 1910 è stata lanciata questa iniziativa di diffondere il rugby in Italia, non ha avuto successo e come fiume carsico comunque si è lentamente diffusa l'idea di praticare questo sport in Italia. Il boom nel rugby è avvenuto negli anni 30, quando il regime fascista pensò di utilizzarlo come portatore di valori maschi della razza italica. Ecco. E quindi diventa anche uno degli sport su cui il regime fascista punta. E quindi c'è una diffusione notevole di questo sport in Italia e quindi anche a Torino. Del dopoguerra, proprio per questa identificazione del rugby con il fascismo, ovviamente il rugby non è più uno sport di moda e quindi sparisce, non viene in qualche modo più propagandato, ed è negli ultimi anni che abbiamo riscoperto il rugby, anche in contrapposizione con il calcio, perché il rugby propone una cultura completamente diversa, un approccio assolutamente diverso di lealtà, di correttezza nel mondo dello sport, di festa negli spalti. Gli stadi di rugby sono sempre pieni di famiglie, di tifosi delle due squadre che utilizzano questo momento, questa manifestazione, per fare festa insieme. Questo è l'aspetto enorme. Prima di affrontare il discorso legato al Trofeo della Mole, vorrei che tu ricordassi che comunque Torino vanta un titolo italiano. Assolutamente sì, la società ginnastica Torino ha vinto nel 1946-47 il titolo italiano, è la società ginnastica torinese, è da tutti conosciuta, è la prima società sportiva di ginnastica in Italia intorno agli anni, a metà dell'Ottocento, e nel dopoguerra si fa portatrice di riprendere il filo conduttore del rugby a Torino. Veniamo all'attualità. 20 settembre, quindi tra poco, che cosa succede? L'associazione ha promosso questo trofeo della Mole ed è un derby tra le due squadre torinesi. È un derby che è da sempre stato disputato. Noi abbiamo formalizzato e dato una coppa
in palio per, in occasione di questo derby. Il derby si disputa tra la squadra universitaria del Custorino e l'altra squadra torinese, il Torino Rugby, che al momento è a sede a Settimo, ma che comunque storicamente riprende il discorso della vecchia squadra del Torino Rugby degli anni 30. Senti, chi vince secondo te? Sbilanciati. No, ricordiamo agli sportivi che il Custorino milita in Serie A, è il Settimo Rugby Torino, la sua attuale definizione in Serie B, ma questo può anche non essere... Sulla carta il pronostico è scontato, il Custorino, ma come tutti i derby, non, sul campo sarà dura per il Custorino cercare di confermare il pronostico. Senti, che cosa ti auguri per il rugby, non solo torinese, per il rugby nazionale, per il futuro? Qual è il tuo grande desiderio per il rugby? Di non perdere le sue radici, perché la caratteristica del rugby è proprio questa caratteristica di sportività, di lealtà, di correttezza. Ecco, se non perde queste caratteristiche, anche con l'avvento del professionismo, ha un futuro di crescita. E io penso che queste radici sono quello che fanno poi crescere una pianta robusta e rigogliosa. Bene, prima di concludere vorrei sottolineare il fatto che il rugby è uno degli sport, forse l'unico sport il quale vanta una aneddotica incredibile, aforismi, frasi, dotte citazioni di filosofia sportiva. Ne vorrei citare una in particolare e ce la commenterà Benedetto Pasqua. Henri Garcia, un grande giornalista, dice che il rugby sono 80 minuti di guerra che cementano amicizie per tutta la vita. Assolutamente sì, si gioca con l'avversario, duramente, perché le regole dicono che c'è da fare una lotta per la conquista del terreno, la conquista della palla per andare a far meta, ma non giochiamo contro. Giochiamo con l'avversario, senza due squadre che giocano lealmente e correttamente non ci può essere una partita. E il terzo tempo cementa questa esperienza che si è vissuta insieme. Noi ti ringraziamo, Benedetto, per la tua disponibilità. Grazie. Intanto, a te. Appuntamento a tutti gli sportivi il 20 settembre a Settimo Torinese, bellissimo impianto, tra l'altro, alle ore... Alle ore 17. Trofeo della Mole tra Custorino e Settimo Rugby Torino.